Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un click. Batte Barcellona e per Federico Lessini, che Reggio Calabria lo conosce benissimo, probabilmente era un derby. Dall'altra parte del parquet c'era Luca Visconti, che ricordi quegli 83 famosissimi, ricordi Pasquali Ragà, che ricordi erano quelli e che partita è stata? La partita le parlo dopo, prima parlo dei ricordi che sono buonissimi. Bisco è un amico, siamo persi un po' di vista andando a giocare lontano tanti chilometri, però comunque abbiamo sempre un buon rapporto, ci siamo salutati, abbiamo parlato un sacco ieri, quindi era un po' derby per me. Comunque è stato, essendo stato 4 anni in Calabria, 4 anni e mezzo, era un derby che sentivo. La partita è stata una partita difficile perché loro sono rientrati il terzo quarto, noi ci eravamo un po' rilassati, però è stata una partita importante perché comunque vincere con la prima dell'altro girone è una roba importante. Bella manifestazione. E ha giocato anche la Viola Reggio Calabria, seppure in dilettanti, seppure tra tanti problemi. Una piazza che ha fame di pallacanestro e che ha attraversato problemi come li sta avendo Fortitudo e altre grandi piazze. Che dire? Reggio Calabria è sempre nel mio cuore, quando attraverso momenti difficili mi dispiace. Comunque è importante che abbiamo ricreato una società in Serie B. Io auguro un grande in bocca al lupo a loro, spero che riescano a risolvere i problemi e spero che quella piazza che respira basket da 50 anni si riprenda presto. Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un clic.